Buongiorno o buonasera, da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, quasi che mi frega. E infatti, questo fine settimana io volevo tanto provare la Delta Loop per i 10 metri, ma non mi è mai capitato di passare 2 giorni ad ascoltare fruscio. Basta, solo fruscio. Capisco che la stagione non sia la più adatta per la banda dei 10 metri. Ma almeno qualche segnale oltre il CW mi faceva piacere ascoltarlo. E allora, visto che sono in debito con un collega, Riccardo, che sarà un anno che mi ha chiesto uno splitter, un selettore per antenne in ricezione, e io avevo questo oggetto qua, selettore d'antenna manuale, meccanico, non so da dove proviene, se da un mercatino o preso su da qualche rantumaglia. E rubando l'idea a Italia Victor 3, Mike Italia Radio, di uno splitter, ho detto vediamo se qua dentro ci sta. E uno dice: perché devi cannibalizzare un selettore d'antenna funzionante? Molto semplice, perché questi sono i contatti si vede? Sì che si vede, dello splitter, del selettore d'antenna, sembrano le puntine della Mia 500 30 anni fa. Probabilmente è stato utilizzato in trasmissione e si è danneggiato, si sono danneggiati i contatti, peccato perché erano anche argentati le puntine. Avevo provato tempo fa a pulirli, ma non c'è verso. Fa sempre dei falsi contatti. E allora ho detto: io smonto questo. Tanto dentro c'è un sacco di spazio, ci sta. I componenti necessari sono una ferrite di queste col doppio buco e una resistenza da 27 ohm. Io non l'avevo, ho lavorato con due resistenze in serie per raggiungere i 27 ohm. Dunque, la prima fase è la realizzazione degli avvolgimenti sulla ferrite binoculare. Sono 12 spire, diciamo, del primario, cioè l'ingresso del segnale dall'antenna, e 8 più 8 spire con un capo in comune per le due uscite. Il capo in comune viene messo a massa con la resistenza da 27 ohm. E adesso ci divertiamo con gli avvolgimenti. Allora, qui dove abbiamo il termoretraibile giallo, abbiamo la ferrite binoculare con 8 spire, no, scusate, 12 spire che vanno all'ingresso e 8 più 8 per le due uscite. In questo termoretraibile grigio abbiamo le due resistenze in serie per i 27 ohm, che poi, visto che non volevo forare, filettare la carcassa in alluminio, ma probabilmente Zama questa, per fissare il connettore di terra o di massa, lo collego alla carcassa per interferenza. Praticamente quando il coperchio va a chiudere, serra il connettore di massa. Quindi chiudiamo e facciamo una prova. Allora, ovviamente si vede sempre male, sempre il riflesso. Comunque, collegato all'analizzatore, al nano VNA, SWR 1 a 1 e l'impedenza 53,6. Allora, io ho impostato una larghezza di banda, insomma, tanto per dare un'idea, da 1 MHz a 50 MHz. Si leggono sì dei su e giù sull'intera larghezza di banda, però data la risoluzione dello strumento, grosso modo va bene.
SWR1 impedenza 53 ohm, ci saranno sicuramente delle oscillazioni, ma ritengo che siano da 45 a 55 l'impedenza. Quindi come split, come ripartitore di segnale fra due apparati radio, va bene. E adesso facciamo la prova pratica. Allora, prova sul campo, fra virgolette, 7390 kHz, radio New Zealand. Facciamo l'ascolto con l'ICOM, il PCR1000. Seleziono la long wire. Il preselettore d'antenna è scollegato, cioè escluso nella linea di alimentazione coassiale. E passiamo al LICOM R71, metto in muto il PCR1000 e alzo il volume qui. Entrambi gli apparati hanno segnale 9 più 10. Questo è molto meglio, eh? Il 1000 è molto molto meglio. Adesso passiamo 0.9. ok, benissimo. Allora, qui sono in HF a 7390, invece col PCR1000 sono a 900 kHz. Grande ritorno questo. Se volete possiamo già dare le formazioni ufficiali con il Okay. Punta che giocherà con un 3-5-2 con Di Gregorio in porta, poi difesa a destra, a sinistra. Allora, della serie, visto che non si butta via niente, almeno ho recuperato quel selettore d'antenna. Lo schema è molto molto semplice. Ringrazio ancora Italia Victor 3, Mike Italia Radio, gli ho rubato lo schema che è sulla sua pagina YouTube. Metterò il link della pagina del collega poi in descrizione. 73, speriamo di sentirci in 10 metri quando migliorerà la propagazione. Saluto.